per quel tizio. Auguri per l'interrogatorio. È morto da un pezzo. Era venuto qui per negoziare con i miei soci predoni. L'hanno lasciato lì a morire, ma solo dopo averlo picchiato per convincerlo a confessare le sue intenzioni. E prima che tu me lo chieda, no, io non c'ero. Non l'ho messo io lì. Sono stati quelli che erano qui prima di me. Dei veri maiali. Sai, continua a dirmi che dovrei trovare qualcuno che pulisca. Ma chi ne ha il tempo? Chissà cosa succede nella testa di quei tontoloni di soccorritori. Te lo immagini? Vivere per tutta la vita senza sostanze. Brrr. Forse stai cercando quella specie di coso rilevatore di ardenti che stava provando a installare prima che lo catturassero. Sembra molto utile. E so dov'è. Te lo dico solo se mi aiuti, così so che posso fidarmi di te. Che situazione! Nessuno di noi se lo aspettava, Comunque, per dimostrarti che non sono un mostro, ho recuperato un po' di ferraglia da offrirti come ricompensa. Ah, ciao! Dovevo dirti una cosa. Di chi si trattava? Ah, sì, ecco. Allora, vuoi aiutarmi ancora? Sono un robot? Oh, aspetta, lo sapevo! Comunque dici cose dolcissime. In più hai quella macchina da guerra tutta per te. Il genere di persone che piace a me. Eravamo dei duri, autentici. Non come questi perdenti che si rifiutano di unirsi a me. Eravamo 5 bande. Tagliagole, cacciatori, duri a morire, banditi di Blackwater e ingordi. Ognuno era speciale a modo suo, eccetto i duri a morire. Erano un gruppo di perdenti noiosi. Tutte le vecchie bande di predoni avevano i propri progetti personali e cose varie. Sai, per sentirsi speciali. Se voglio rifondare i predoni, ho bisogno di conoscere tattiche e strategie impiegate dalle vecchie bande. Vinciamo tutti e due. Io ottengo informazioni e tu un pacco pieno di gingilli spaventosi da usare insieme a nemici e amici. Davvero chiami armata quella banda di perdenti di Meg? Ma dai! Le aquile sanguinarie, forse, ma non sono il mio tipo. Partiamo dal mio preferito, il karma. No, non la stronzata New Age. Parlo di una droga molto potente. È un vero sballo. I miei amici tagliagole avevano trovato il modo di usarla come arma. Io ti toglio vecchio Syringer e tu lo modifichi per sparare dardi al karma! Poi riportamelo o ti troverò e ti ucciderò! Sono serio. Non scherzo! Grande! Mi hai inserito nel sistema di trasmissione d'emergenza! Meglio di quanto sperassi! Potrei darti un bacio! Ma sono programmata per sventrare chi non è autorizzato a baciarmi. Forse la prima
prima volta non hai capito. Ma vorrei sapere se quelle strategie da predone ti sono congeniali. Bla 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 bla. Non voglio sentire quanto siano folli e pericolose. Vai là fuori e collaudale prima che io qui muoio di noia.